Ok. Allora, nella confezione troviamo il tubo comprensivo già di filtro anticondensa già montato, un flacone di ossido d'alluminio che è la polvere che serve per usarlo, l'aeropenna sabbiatrice, una mascherina per la polvere e un sostegno che si può avvitare al muro come sostegno. Adesso andiamo a vedere il suo funzionamento. Eccoci qui. Allora, adesso entriamo nel dettaglio. Vediamo come si può utilizzare nel modellismo. Ad esempio, per sverniciare. Quindi possiamo vedere. Ecco qua. Vediamo magari con una mascheratura. Ecco qua. Voilà. La superficie rimane abbastanza liscia, però diciamo che è già pronta per essere ripremierizzata e successivamente colorata. Possiamo utilizzarla anche per sverniciare magari modelli che vogliamo riverniciare o che sono ossidati, che comunque con i soliti lavaggi ci vorrebbe troppo tempo. Vediamo. Questa macchinina qua è di metallo, eh. Se abbiamo finito la polvere, mettiamo ancora un pochino. Ecco, quando dentro ce n'è poca, inizia a lavorare un po' male, quindi si procede a riempire. Ed eccola che torna a funzionare benissimo. Ok, vabbè, comunque si è capito. E poi, ad esempio, anche su plexiglass o vetro,
a vedere. Ha creato una zigrinatura perfetta. Questo è molto utile soprattutto quando uno vuole fare con il plexiglass delle teche e magari personalizzarle. E basta. Non ha bisogno di pulizia, una volta che si è finito si svita il tappo, si rimette l'ossido d'alluminio dentro il suo contenitorino, magari una soffiata per togliere il residuo e basta. L'unico consiglio è di non utilizzarlo in casa se non con delle cappe fatte apposta per la sabbiatura, che sono delle cappe chiuse con due buchi per infilare le mani, perché fa molta polvere, quindi tutta questa polverina che c'è qua, se non adeguatamente protetta, ve la ritrovate in casa.